Soffermiamoci ancora sulla capacità di essere grati, di inondare la nostra vita di gratitudine, di ringraziare. E abbiamo visto questa parola quanto è importante per renderci felici. E una volta un amico mi chiedeva: ma chi è più felice? Chi è grato, chi dice grazie o chi riceve questo grazie, questa gratitudine? E io risposi che non c'è una misura, perché il cuore non ha misure. Quando noi iniziamo a calcolare, già non ragioniamo più con il cuore ma con la mente. E la gratitudine è un fatto di cuore, è un fatto di amore, è un fatto di felicità. Se la gratitudine mi aiuta ad essere felice, è pur vero che la felicità si alimenta attraverso e nella gratitudine. Il cuore quindi senza misura, un cuore grato, rende felice sia chi riceve la gratitudine dell'altro, ma sia chi la dona. Francesco d'Assisi, mutuando la scrittura, dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ed è vero questo. Ma questa gioia non ha calcoli. Quando si inizia a fare calcoli, non si ama più, perché si è interessati. E la gratitudine, l'amore, la felicità è sempre una realtà disinteressata, che non ha interessi. Vedete, la gratitudine che noi dobbiamo a Dio e agli uomini è qualcosa di scritto nel nostro DNA di credenti, qualcosa di scritto nel Vangelo. Vi leggo una frase dalla prima lettera di Giovanni, una frase nota, chissà quante volte l'abbiamo detta, ascoltata, meditata. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Ecco, io credo che questa coscienza e conoscenza di essere figli di Dio è un motivo, è la miccia che innesca dentro di noi questa eruzione di gratitudine con cui dobbiamo inondare il mondo, la storia, la nostra vita. Essere grati. E per noi credenti essere grati è un atto di fede verso Dio e verso gli uomini. È un atto di fede per far conoscere Cristo, per far conoscere il Vangelo. Se il mondo non ci conosce, abbiamo ascoltato nella prima lettera di Giovanni che ho appena citato, è perché noi non conosciamo Lui. È perché il mondo non conosce Lui, perché noi non conosciamo Dio, perché noi non siamo capaci di essere grati a Dio, e quindi per questo il mondo non conosce Dio e non ci riconosce come cristiani, come credenti, come figli di Dio e quindi come testimoni della gratitudine. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!